Non mi voglio fermare, ragazzi. Voglio continuare, tornare a portarvi tanti contenuti a tema Pokémon. Aspettate, perché sto lavorando ad alcuni video che arriveranno presto. Ci vuole solo un po' di pazienza. Ma non voglio appunto lasciarvi senza contenuti. E dato che non ho mai fatto in tutta la mia vita un uvufufu, e mi sento veramente molto boomer sia pronunciarlo, sia dire che non l'ho mai fatto, perché è una cosa di tendenza che fate voi giovani persone, sicuramente non di 30 anni, eccomi qui e voglio fare un ufufu. Anch'io oggi lo voglio fare sui Pokémon leggendari, perché è quell'aura mistica, è il primo di tanti, tra la tier list. E a proposito, se non l'avete ancora vista, ve la lascio qui sopra nelle schede, la tier list dei Pokémon di quarta generazione, una generazione magnifica in attesa di quella che sarà la tier list di quinta, dove distruggerò l'intero brand Pokémon. Questi e tanti altri contenuti qui sul canale Luca Toselli, Nerd e Retro. Un mi piace, un'iscrizione, un commento e iniziamo subito con questo uvufufu. Ok, immagino che sia una sorta di torneo. Io ho visto bene o male la struttura di questa roba qui e quindi ci ritroveremo quelli che vanno avanti. Io, Chiyu, non ho idea nemmeno di chi sia, sono il Galeo. È un leone, io sono del signore del leone, il mio primo tatuaggio è stato un leone. Va avanti, sono il Galeo, assolutamente. Abbiamo Rayquaza, ecco, qui iniziamo già con un match tosto. Io amo tantissimo Zapdos, mi piace tantissimo. Degli uccelli leggendari probabilmente è quello che preferisco. Mi fa ridere perché non mi ricordo se nella tier list di Kanto l'ho messo sopra Articuno oppure no. Fatto sta che sicuramente non mi piace Moltres dei tre, ma Rayquaza è Rayquaza. Rayquaza è veramente un bel Pokémon leggendario e credo di dover dare la mia preferenza al dragone verde di Hoenn. Manaphy contro Regigigas. Allora, due Pokémon che comunque non disprezzo. A tal proposito, andatevi a vedere la tier list della quarta generazione, dato che sono presenti tutti e due. Se proprio devo sceglierne uno, forse leggermente meglio Manaphy. Mi piace un po' di più Manaphy, dai, facciamo così, andiamo su Manaphy. Vabbè, qui io direi che non c'è neanche bisogno di parlarne. Urshifu, io ho giocato i DLC e non mi si è nemmeno evoluto, perché poi Pokémon, cos'era, Spada e Scudo, non sono stati troppo di mio gradimento. Darkrai è veramente troppo bello ed è stato utilizzato la Lega contro Ash, dove hanno barato, e quindi... Allora, Kyurem non mi piace per niente, invece Articuno di Galar, nonostante abbia detto che Spada e Scudo non sono proprio i miei giochi preferiti, devo dirvi la verità, è un Pokémon che secondo me ha molto senso. In realtà tutti e tre gli uccelli leggendari di Galar sono molto belli, e quindi va assolutamente avanti Articuno, anche se non li ho mai catturati. Qui, per quanto io non apprezzi Groudon, sarebbe uno sbacco troppo grande uscire contro quella busta di Mesprit, quindi... Avanti con il Pokémon leggendario di Rubino. Qui diciamo che Enarborus, per quanto mi sia piaciuto Leggende e per quanto non mi sia piaciuto invece Spada e Scudo, facciamo andare avanti Zacian, perché sì, perché quella roba lì è veramente troppo brutto. Ecco, Mega Rayquaza contro Celebi. Qui potrebbe sembrare qualcosa di scontato e facile. Però vi dico la verità che forse tra Mega Rayquaza e Rayquaza preferisco più Rayquaza, e dato che il dragone l'abbiamo lasciato in gioco, io lo lascerei andare avanti Celebi. Mega Rayquaza è molto bello, partendo da questo presupposto, non sto dicendo che sia brutto, assolutamente. Però c'è già una versione di Rayquaza e Celebi è troppo, troppo nostalgico, e su questo canale non possiamo fare uno smacco di questo tipo. Va avanti il Pokémon tempo via. Kyogre contro Urshifu, ragazzi, ribadisco, Urshifu mi sta un pochino anche sulle palle, per quanto io non abbia giocato completamente al DLC, almeno c'è una storia, una lore, però Kyogre va assolutamente avanti lui. Regidrago contro Tornadus, allora, non apprezza tantissimo i geni, però le loro seconde forme non sono malissimo, così come non apprezzo tantissimo i regi, però Regidrago non è brutto, anzi, secondo me è una bella idea, sia Regidrago sia Regieleki, e quindi facciamo andare avanti Regidrago, comunque. Megalatias contro Necrozma, allora, Megalatius e Megalatias non mi piacciono. Solgaleo Necrozma non mi piace, sono due forme che non apprezzo, nessuna delle due, devo dire la verità. Faccio andare avanti Mega Latias, perché tra Latias e Solgaleo apprezzo più Latias, ma sono due forme che sicuramente non arriveranno in finale all'interno del mio ovufufu. Ecco qui, allora,
mi perdonerete se rido. Non mi piace Palkia, lo sapete, ve l'ho detto nella tier list di quarta generazione. Però è un easy win, ma veramente easy, 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 contro sto coso, ve lo dico in dialetto, questo zavaglio di Calyrex, che è veramente, dai, lasciamo stare, Palkia, tutta la vita a mani bassissime. Itran non è un Pokémon che mi fa impazzire, Giratina forma origine invece è decisamente troppo bello, il Pokémon Satana, i sei arpioni, il numero 6 che viene costantemente tirato fuori, anche qui intorno, dai, il Pokémon del demonio va assolutamente avanti. Eternatus contro Sulfura, contro Moltres. Sulfur è qualcosa che è legato anche a Magic, no? C'è una carta che si chiama Sulfur Elemental ed è una carta rossa ovviamente che simboleggia il fuoco. Eternatus non mi piace per niente, Moltres è quello che mi piace di meno degli uccelli leggendari, però direi che Moltres comunque passa al turno successivo. Per quanto non apprezzi Zekrom, già Palkia non mi piace, questa roba qui che hanno fatto in leggende la trovo decisamente obrobriosa, non mi viene in mente un altro termine, e quindi va avanti Zekrom, anche se è di quinta generazione nonostante questo. Cobalion non mi piace, Registeel non mi piace, ma comunque apprezzo più Registeel rispetto a Cobalion, che dai, che cos'è Cobalion? Boh. Gli spadaccini lì sono stati proprio una roba buttata. Allora, Reshiram, ve l'ho già detto, non sono troppo amante della quinta generazione, anche Necrozma non mi fa impazzire, però forse Necrozma un po' più carino esteticamente di un drago bianco con gli occhi blu, comunque agli occhi blu. Abbiamo fatto andare avanti Zekrom, proviamo ad andare con Necrozma questo giro. Ecco, questo non mi ricordo come si chiama, forse si chiama davvero così, non ne ho idea. Invece Cosmog non è male, mi è stato simpatico, è più l'evoluzione di Cosmog che la trovo stupida, quindi andiamo avanti con Cosmog, che è anche una bella lore relativa a un leggendario che si evolve. Chimpao lo detesto semplicemente, questi Pokémon leggendari qua per me sono talmente anonimi, ripeto, non ho amato Spada e Scudo, ma non mi dica niente. Invece Sulfura di Galar, quindi Moltres di Galar, è veramente molto bello. Sapete che non sono un gran amante di Moltres, ma quello di Galar è meraviglioso, guardate lì che roba. E comunque non sono amante di Moltres, ma due Moltres su due sono passati al turno successivo. Ecco qua invece è proprio una roba, cioè Uxie non mi piace, Necrozma Lunala non mi piace. Comunque apprezzo forse più Necrozma Lunala perché l'unico è Azelf che si salva di là. Allora, Dialga, il signore del tempo, mi pare di sì, contro Arceus, il padre dei Pokémon. Tra l'altro quadrupedi entrambi, nella stessa posa anche, no? In questo caso faccio andare avanti Arceus, anche se non è un Pokémon che mi piace impazzire, perché prima mi ha fatto andare avanti invece il diavolo Satana, adesso Dio. Kyurem non mi dice niente. Entei non è il cane leggendario che mi piace di più, ma comunque due spanne sopra Entei, assolutamente. Ecco, dicevo prima, Azelf è quello che mi piace un po' di più, Tapulele non mi piace per niente, va avanti. Azelf, assolutamente Azelf. Abbiamo Regieleki contro... Io non spero neanche esistesse sto Pokémon, Tinglu, mai visto nella mia vita, giuro, mai visto nella mia vita. Regieleki, l'abbiamo detto prima, non mi dispiace. Fermati un attimo, perché ti ho visto, non hai ancora messo like, non ti sei ancora iscritto e non hai ancora commentato questo video. Grave errore. Rimedia ora e andiamo avanti con il video. Questa non è male. Allora, Magiraki non dispiace, sono anche legato a Pokémon Channel, a quella roba, un metodo per ottenerlo un po' particolare. Pokémon dei desideri molto carino, ma Suicune, Suicune, quindi va avanti il cuore assolutamente. Giratina o Tapu Koko? Allora, questo Giratina è quello che mi piace meno. Forma origine mi piace decisamente di più, e Tapu Koko invece è uno dei Tapu che mi piace, quindi avanti Tapu Koko, su Giratina normale assolutamente. Archeogrodon contro Virizion, Virizion non mi piace, Archeogrodon sì, e anche qua vanno avanti tutti e due. Terrakion contro Landorus, almeno Terrakion diciamo che l'ho utilizzato più volte in competitivo ed è la sua forma totem, quindi direi di far andare avanti Landorus, che assolutamente un Pokémon che mi piace, con Uturna si faceva sempre un sacco di roba. Mew contro Articuno. Articuno mi piace tanto, l'abbiamo fatto andare avanti in forma Galar. Per rispetto di Mew, mando avanti Mew, non possiamo tenere due Articuno e zero Mew. Quindi Mew,
passa al turno anche per meriti. Ok, Tornadus, ripeto, i geni fatti così non mi piacciono. Zygarde non mi dice niente, però sta uscendo finalmente il suo gioco, e anche perché è un disperato, poverino, non ci ha avuto il terzo titolo, facciamo andare avanti. Zygarde, e quello che invece dovrebbe essere l'ultimo turno, beh, io direi che con tutto rispetto per Mewtwo X, che secondo me non merita rispetto, Mewtwo X, facciamo così, con questo giubbottino quasi da fusione con la danza di Metamore, no? Sembra un po' Gotenks o Gogeta, faccio andare avanti assolutamente Mewtwo, cioè proprio non c'è neanche storia, va avanti l'originale. Ok, no, non era l'ultimo, ci sono Latios e Lunala, mi piace di più Latios anche se qui è gigante e non si capisce il perché sia così grande. Ok, si ricomincia. Archeo Groudon contro Tapu Koko, quindi sono misti? Sembrerebbe di sì. Ok, abbiamo già un Groudon dentro, Tapu Koko non mi dispiace, faccio andare avanti. Tapu Koko, Pokémon elettrici a me piacciono sempre un po', ecco. Arriva subito Groudon, che mi dispiace dover eliminare, ma direi che Rayquaza è assolutamente Rayquaza. Ho tenuto dentro due Groudon e sono usciti subito. Zygarde contro Landorus, ripeto, fiducia a Zygarde nel suo nuovo titolo, vediamo dove arriviamo. Kyogre contro Zacian, va avanti assolutamente il signore dei mari Kyogre. Mew contro Solgaleo, direi che non c'è partita. Salutone Solgaleo, grazie per aver giocato con noi. Va avanti il Pokémon nuova specie. Giratina origine contro Manaphy. Tutto rispetto per Manaphy, ma Giratina forma origine è troppo figo. Va avanti lui. Oddio mio, no. Questo non la volevo. Questa poteva quasi essere alla lontana una finale, ragazzi. Quasi alla lontana una finale. Mi piacciono tutti e due. Amo tutti e due questi Pokémon. Sono veramente belli. In un canale che si chiama Retro, basato sulla nostalgia, sarebbe anche stupido e controproducente buttare fuori Mewtwo. Però Darkrai, ragazzi, è bellissimo. Darkrai è bellissimo. Non posso fare un torto così grande a Mewtwo. Non me la sento assolutamente. Ma Darkrai è molto bello, avrebbe meritato maggiore fortuna in questo gioco. Qua ci rimangiamo invece il discorso legato alla nostalgia. Moltres, un caro saluto. Moltres, che tra l'altro ricordo un mio amico che è venuto a mancare un paio di anni fa. Quando l'aveva catturato quando eravamo ragazzini, l'aveva chiamato cane perché il suo sprite era indecifrabile oggettivamente nei giochi di prima generazione. Lo sprite di Moltres è veramente brutto, ma Articuno di Galar passa assolutamente il turno. È più bello. Mega Latias non può competere con Entei, non prendiamoci in giro. Va avanti Entei. Azelf contro Latios. Latios che è ancora gigante, forse perché pensa di vincere, ma Latios passa il turno su Azelf assolutamente, assolutamente. Regidrago contro Palkia, pronto alle disiscrizioni di massa dei fan della quarta generazione, ma Palkia non mi piace. Regidrago invece lo trovo molto interessante come concept. Registeel contro Regieleki. Allora, non mi dispiace Regieleki e sapete quanto mi piacciono i Pokémon elettro. Faccio andare avanti Registeel solo per rispetto, per anzianità, ma soprattutto perché Regieleki sembra che abbia delle foglie piuttosto che delle scariche elettriche. Solo per questo. Però non è male e i Regi originali non mi fanno troppo impazzire, ma per rispetto faccio andare avanti Registeel. Credo che sia assolutamente giusto così. Arceus sono contro Celebi. Anche qua probabilmente i fan di quarta mi odieranno, ma Celebi per me è più bello di Arceus. Per quanto non apprezzi Zekrom, Necrozma Lunala è una porcheria senza senso. Avanti Zekrom. Necrozma contro Suicune. Necrozma non può neanche fare riscaldamento, che è già eliminato. E avanti il Pokémon copertina di cristallo. E Cosmog contro Galarian Moltres. Va avanti Galarian Moltres perché è veramente guasto, è arrabbiato, è cattivo. E ricominciamo. Allora, Celebi contro Tapu Koko. Tapu Koko credo che abbia raggiunto un buon risultato, ma contro Celebi non compete. Va avanti Celebi. Mi piace tanto Moltres di Galar, e credo di averlo portato anche molto avanti, ma Giratina forma origine è decisamente più bello e più loro. Regidrago, grazie per aver partecipato, ma Mewtwo assolutamente passa in avanti. Latios, te sei stato grandissimo in tutti i sensi fino adesso, però salutone caro, salutami Latias quando arrivi a casa, perché qui abbiamo assolutamente Mew che deve passare il turno.
Sapete che Entel, che è il leggendario che mi piace di meno, e sapete che Articuno di Gar mi piace, però credo che sarebbe uno smacco troppo grande per Entei uscire contro un Articuno di Gar, quindi comunque faccio andare avanti Entei. Suicune contro Registeel, non c'è partita, Registeel è arrivato già abbastanza avanti, passa. Suicune, sì, qui un saluto, un caro saluto a Pokémon Leggende ZA, non vedo l'ora di tornare a giocare la sesta generazione, ma Rayquaza, assolutamente. Zekrom, ciao, quando arrivi a casa mi mandi un messaggino. Ma Kyogre passa al turno successivo senza se, senza ma. Ecco, qui un po' adesso iniziano a diventare tosti, perché quelli che sono rimasti sono oggettivamente Pokémon che mi piacciono. Con tutto rispetto per Suicune, che mi piace davvero tantissimo, tantissimo. Vado a memoria, ma nelle tier list di Johto e Kanto sono Pokémon che ho messo nella linea più alta delle preferenze, però Mewtwo anche per tutta la lore, per tutti, anche il video che ho fatto su tutto il passato di Kanto, cioè il primo film, la carta di Rush, cioè Mewtwo, ragazzi, come faccio? Mewtwo, assolutamente Mewtwo. Qua il derby di Johto. Derby di Johto, Celebi contro Entei. Non mi ricordo sinceramente nella tier list come li ho messi, ma poco mi importa. Credo che Celebi meglio di Entei. Entei lo lasciamo dietro Celebi, direi. Mew contro Rayquaza, ragazzi, che difficile però. Che difficile. A me Mew piace tantissimo. Ma proprio tantissimo, anche per dei ricordi legati al fatto di come trovarlo, di quando te lo scambiamo per le prime volte, i primi Pokémon clonati nella seconda generazione, il bug di Mew quando è venuto fuori, una delle prime cose che ho letto su internet, ma Rayquaza, come faccio a eliminare Rayquaza? È troppo bello, è troppo verde, acceso, è troppo, troppo cattivo Rayquaza. La Torre dei Cieli, no, devo andare con Rayquaza. Eliminare Mew mi fa un male della Madonna. E voglio tanto bene a Mew. Devo andare con Rayquaza. Giratina forma origine o Kyogre? Sapete che vado con Giratina forma origine più che di Kyogre. Forma origine veramente bella. Mi spiace solo per Darkrai che non ce l'ha fatta, ma ecco, adesso iniziamo ad avere degli scontri molto tosti, perché siamo alle semifinali. Giratina origine o Rayquaza? Scontro tra draghi qua, eh. Draghi importanti, serpentoni, cattivi anche, quasi il lato oscuro di Pokémon, se vogliamo. È difficile molto. Il mondo alla rovescia, il mondo sotterraneo di Pokémon Platino, con la Torre dei Cieli vicino ad Orocea. Devo andare con il cuore, adesso sono tutte difficili. Devo andare proprio con il cuore. Il cuore mi dice Rayquaza. Lo porto in finale. E Celebi contro Mewtwo, per quanto Celebi sia stato bravo, credo che Mewtwo debba andare a giocarsi questa finale. E vi dico la verità, se Darkrai era uno dei finalisti, la finale che mi immaginavo era proprio Rayquaza contro Mewtwo. Io, ragazzi, credo che sia la finale più giusta. Non so se anche voi vi immaginavate questi due leggendari in finale. E vi dico la verità, tanto sono Pokémon leggendari di terza generazione, no? Mewtwo nella grotta ignota, nella grotta celeste, in rosso fuoco verde foglia, Rayquaza, Rubino Zaffiro e Smeraldo a Torre dei Cieli. Quindi Pokémon che trovi a livello 70, Pokémon emblematici e iconici a capo della leggenda delle generazioni di riferimento, 1 contro 3. Rayquaza veramente un bel concept, mi ricorda un po' il drago Sharon per colore, per drago e tutte queste cose qui, colori veramente belli, Rayquaza cromatico veramente super, super. Mewtwo cromatico non è bello come Rayquaza cromatico, bisogna essere onesti, però Mewtwo è un mondo a parte, ragazzi. Mewtwo per me è un mondo a parte, Mewtwo è troppo. È troppo lore del mio amore per Pokémon, è
troppo lore per Pokémon in generale, secondo me. Anche qui mi ricordo un po' Dragon Ball, no? Un po' Freezer contro il Drago Sharon. Possiamo dire che questa è la finale, dato che abbiamo parlato tanto della scomparsa del maestro Toriyama. È bello anche ricordare in questo modo qui, e sicuramente Mewtwo è un'ispirazione di Freezer, della forma finale di Freezer, sicuramente 100%. È difficile, non è una finale di quelle scontate, è una finale che è molto combattuta secondo me, ma alla fine se la porta a casa Mewtwo. Se la porta a casa Mewtwo, perché per me è stato troppo più importante rispetto a Rayquaza, per un fattore legato alla tempistica, no? Sono arrivato prima alla prima generazione, la prima che ho giocato, e Mewtwo è il Pokémon leggendario che sognavo di catturare. Mi ricordo addirittura la prima volta che ho catturato Mewtwo, dei ragazzi più grandi di me che giocavano a Pokémon mi dicevano: non andare a catturare Mewtwo, che te lo dobbiamo catturare noi perché è difficile, se poi non ci riesci. E io mi ricordo che ero in salotto da mia nonna. Io ho detto: ma cosa ci vorrà mai a catturare un Pokémon? Sono andato alla Grotta Ignota, sono andato lì, non ho salvato davanti perché ero un bambino e non ci avevo pensato, e comunque l'ho catturato. E quando sono andato da questi ragazzi più grandi, erano tutti di: oh bravo, l'hai catturato! Perché quello era veramente Pokémon bello, meraviglioso, che ricordi incredibili. Rayquaza mi è piaciuto tanto, Pokémon che rispetto tantissimo. Però ero più grande quando ho giocato a Rubino, Zaffiro, Smeraldo. Dio, non un gigante, avevo pochi anni. Comunque avevo, non mi ricordo quando è uscito, 2003. Quindi ero piccolino, abbastanza piccolino. Però Mewtwo è Mewtwo. Rayquaza 25 luglio 23. Beh, 2003, non 23. 25 luglio 2003. 25 luglio è il mio compleanno. Me lo ricordo per quello lì, 2003, perché mia sorella è nata nel 2004. Quindi ricordo bene la data per quello. Però Mewtwo, dai, non prendiamoci in giro. Mewtwo vince questa gara assolutamente, non poteva essere altrimenti. Però vedo che Rayquaza e Mega Rayquaza sono i due Pokémon che solitamente vincono questa gara, quindi sono contento così, perché siamo stati l'eccezione, abbiamo fatto qualcosa di diverso, e quindi bene così. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se avevate in mente una finale del genere, se secondo voi è giusto che abbia vinto Mewtwo, ma soprattutto se avete altri uvufufu da fare interessanti, consigliatemi nei commenti, e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao belli!